il problema è il Green Pass. Però mi deve scendere perché la capotreno. Ragazzi, prelevatemi di forza, cosa vi devo dire? Io sto qua. No, io un prelevo di forza assolutamente. Io sto. Fatemi una multa, non lo so. No, io non gli posso. La multa quella purtroppo arriverà perché l'ha segnalato senza Green Pass. Io rimango qui, io purtroppo sono Raffaele Vava, sono io, non voglio creare casini davvero. No, guardi, a me sta benissimo quello che io. Io resto qua. Io la invito, io la invito a scendere. Va bene. Perché? La invito a scendere, il capotreno. Signori, non la vuole a bordo. Signori, eccoci qua. Allora, non sono gradito a bordo del treno. Me la spengo perché se no. Purtroppo devo documentare. Signori, io non vi voglio rendere partecipi di questo perché poi stiamo creando disagio. Quindi io sono, però, signore mio, vedi. Io sono un personaggio, purtroppo sono un personaggio un po' pubblico, mi scomodo. Però innanzitutto la mascherina la tenga su, perché sì. Il discorso è molto semplice. Purtroppo per viaggiare ancora. Cioè, però altra due giorni decade questa, quindi e qui c'è come il buon senso della persona che è chiamata ad applicare. C'è il buon senso di chi viaggia, no? Perché come e se anche si di chi è chiamato ad applicare la legge. La legge è valida fino al giorno che scade. E anche quindi, se per favore, vi ho detto, non sia gentile. Non riprenda me. Mettiamo così. Quindi io le dico. La invito cortesemente a scendere. No, io sto qua. Lei sta qua. Benissimo. Allora guardi, il treno sta fermo finché lei non. No, scusi, no, lo prendete con la forza, lo portate. Infatti. No, signora, purtroppo in Italia non funziona così. Come non funziona così? Quindi chiamo a capoturno. Chiamo a capoturno. Io alle 3 devo stare in studio, non posso stare in studio. Come funziona così? Se io faccio reato, vengo. Certo, questo è. Ma non è un reato. È un reato, certo che è un reato. Allora, signori, c'è tutto il vagone che chiede il mio prelievo di forza. Domani finiamo su qualche TG. Allora, signori, io sono un infermiere, no? Allora, io sono un infermiere. Sono vaccinato, terza dose. Allora, signori, purtroppo io ho deciso di non esibire il Green Pass perché è una mia scelta. Io non ho deciso di non esibirlo. Per cui, signori, è una mia scelta. E io vi voglio far riflettere sul buon senso. Il buon senso di chi è chiamato ad applicarla. Io, pensate, ho fatto accedere al letto di una persona in fin di vita la propria figlia e poi mi hanno fatto un provvedimento disciplinare. E quando i protocolli prevedevano, la legge, i protocolli, io dovevo applicare la legge, prevedevano una videochiamata al letto di una persona in fin di vita. Io ho detto di no a questa pratica disumana e criminale. Ho fatto entrare la signora, ho applicato il buon senso e purtroppo sto iperventilando e quindi decade. Quindi ho fatto accedere questa signora, mi sono beccato il provvedimento disciplinare il giorno dopo, però la differenza l'ha fatta il buon senso, signore. Comunque se continua a riprendere e poi pubblicherà il video, se assume responsabilità anche dal punto di vista. Quindi ragazzi, il buon senso, vedete, stiamo creando, chiedo scusa, sto parlando con la persona. Ma è inutile inquietarmi. No, sono tranquillo. Quindi signori, vedete, il buon senso, il capotreno non ha applicato il buon senso, ha fatto fare un disagio, ha creato un disagio a tutti voi. Mi gira quella telecamera. Ha creato un disagio a tutti voi, pur di mi stanno trattando come un criminale. Mi state chiedendo. Ma che cosa le costava mostrare il Green Pass? È una mia scelta, signori, però purtroppo è il Green Pass e purtroppo signori è il buon senso che fa la differenza. Il capotreno ha deciso di attivare le forze dell'ordine. Perché purtroppo c'è una entrambi in polemica con le persone che stanno lì. Lei ha fatto la sua scelta, noi le stiamo dicendo quello che è previsto, d'accordo? Però non è in polemica con gli altri passeggeri. No, sto dicendo, io sto scusando del disagio che sto provocando indirettamente. D'accordo, però evitiamo di fare in polemica con quelle passeggeri. D'accordo, va avanti o prevede che necessariamente deve scendere? Il capotreno chiede la discesa. Ho capito, ma il capotreno può chiedere quello che vuole, la legge cosa prevede? Che devo fare quello che vuole il capotreno. E allora se il capotreno chiede la discesa, voi le prelevate. Io rimango qua, ragazzi. Io rimango qui, mi dispiace. Purtroppo fino a quando il signore non scende significa che dobbiamo stare fermi qua, però non potete. Io volevo andare tranquillamente a Roma. Quindi io volevo stare qui tranquillo. Vuole stare tranquillo? Ragazzi, quindi se mi prelevano di forza. I follower li ha presi. No, se mi prelevano di forza. Se mi prelevano di forza, ragazzi, signori, per cui andiamo tutti a Roma tranquilli. Decidiamo qui di applicare il buon senso, andare a Roma tranquilli.
ancora a Napoli, insomma. Adesso quanti like sta prendendo? Eh no, però in effetti, signori, tenga su la mascherina, perché ecco, abbiamo anche un giudice, per cui perfetto. E allora perfetto, poi ci vedremo magari nel sedio ufficiale. Ma io rimango qui, mi devo prelevare di forza. Attivi le sue conoscenze, io rimango qui, signori. Perfetto. Anche io dovevo applicare la legge quando mi dicevano di fare la videochiamata a letto della persona in fin di vita. Io ho detto di no, perché stiamo andando verso un mondo disumanizzato che io ripudio. Per cui, signori, decidiamo qui cosa fare. Andiamo tranquilli, applichiamo il buon senso tutti, perché dobbiamo davvero recuperare qualcosa, perché stiamo andando verso un mondo disumanizzato. Oppure andiamo a finire su tutti i TG domani. Signori, decidete voi. Questo è un caso nazionale. Stiamo bloccando tutta Italia, signori. Stiamo bloccando tutta Italia. Ascolta. Decidete voi. No, signori, io volevo stare tranquillamente qua. Lei fa l'infermiere, io faccio il medico. Bene. Io dei pazienti da vedere alle 3:30 a Roma. Ma anch'io volevo stare tranquillo. Se questo è per caso. Tenga sulla mascherina. Come si chiama? Raffaele. Barbara. Di Barbara. Questi sono stati male. Signori, non l'ho voluto, io volevo star bene tranquillamente. La differenza la fa il buon senso del capotreno, perché tra due giorni decade questa legge incostituzionale, è liberticida. Però, è una legge di sto parlando. Decade. Alzare la mascherina, c'è la legge che se l'alza ancora. Decade, però sto parlando. È un problema suo, non mio. Ragazzi. Quindi lì ci sta il buon senso di chi è chiamato ad applicarla, capisce? Non ha applicato il buon senso la signora, quindi siamo qui. Io volevo stare nella faccia, ma quale protagonismo, signori? Io volevo stare tranquillo, stasera è una serata, devo parlare stasera a tanta gente, per cui volevo anche risparmiarmi. Ma così non c'è il buon senso. Ragazzi, sarà giustificato da un buon motivo. Se non ha protagonismo, perché continua a tenere la faccia? Perché questa la devo documentare, signori. Io veramente volevo stare. Non mi interessa niente, cosa faccio adesso che arrivo? Gli dico alle mie figlie che hanno aspettato un'ora in più la madre perché un coglione sul treno. No, è la legge. È la legge. Io rimango qua. Tutti quanti, grazie. Non sei vaccinato. I giornali scrivono quello che vogliono, signori. Io, se sono vaccinato oppure no, per consentitemi, è un mio dato. No, non sono stato licenziato. I giornali scrivono quello che vogliono. È un mio dato personale, che se consentitemi non lo voglio condividere in questa sede. Per cui ma nessuna rabbia. Io stavo qui, signori. Stavo qui, signori, tranquilli. A Milano in Duomo. Esatto, allora vi dirò di più, signori, vi dirò di più. All'andata, io vengo da Roma, sono andato via. Esatto, vi dirò di più. All'andata, signori, all'andata, il capotreno ha applicato il buon senso, è uguale, la stessa situazione, ha detto guarda, mi serve il Green Pass, non ce l'ho. E quindi è andato avanti. È andato avanti, ha applicato il buon senso. Sono due anni che io non venivo in Italia per tutte queste vaccini, Covid e tutto. Sono 2 anni che non vedo la mia famiglia. Oggi non vedevo l'ora. Io non vedo l'ora di andarmene di nuovo. Ragazzi, no, davvero, mi sta rovinando la giornata a tante persone, signore. Sono leggi liberticide e anticostituzionali. Io ho un regolare titolo di viaggio. Signora, io ho un regolare titolo di viaggio, per cui io rimango qui. Non ha un regolare titolo di viaggio. Perché per usufruire del titolo di viaggio sarebbe comunque il Green Pass. Chi mi ha messo il titolo di viaggio non mi ha richiesto il Green Pass, chiedo scusa. È come quando vai al bar, fai lo scontrino e poi ti chiedono il Green Pass. Comunque dovete farmi delle multe, delle cose. Io sono disponibile per tutto, tanto per me è carta straccia quella roba lì. Quindi fate quello che dovete fare, io rimango qui. Appunto, se mi volete prelevare di forza. No, se mi volete prelevare di forza. Mannaggia, se ne avete uno. Deve stare un po'. Se lei sta più calmo. La mascherina io sta sono... su no, è a parlare, sembra, è a parlare. Sembra che lei stia a parlare. È a parlare. No, lei stia a parlare. Comunque, se metta seduto, che adesso... Risolviamo tutto.
Allora, si sto riprendendo da me, eh? Allora, signori, la situazione appunto è questa. Siamo nel treno a Bologna, il treno doveva andare diretto a Roma. Signori, stasera abbiamo la serata, lo so, scusate se arriverò un po' in ritardo. Mi dispiace per questi signori, perché non voglio creare disagio così. Io voglio starmi qua, nel mio posticino, tranquillo, abbiamo il computer, eccetera. All'andata è andato tutto bene, perché il capotreno ha deciso di applicare il buon senso. Questo capotreno invece ha deciso di applicare il protocollo alla lettera, così come i miei colleghi non facevano entrare i parenti al letto delle persone in fin di vita e morivano tutti da soli. Ancora oggi le persone negli ospedali muoiono da soli perché ci sono miei colleghi che decidono di applicare i protocolli come la capotreno di oggi ha deciso di applicare il regolamento. Signori, quindi stiamo andando verso questo mondo disumanizzato. Ma lei non deve convincere nessuno. No, cioè, in questo vagone, in questo treno, io vi sto dicendo, quello che sta succedendo io in questo momento. Io le sto dicendo invece quello che sta succedendo in questo momento. Esatto, in questo momento. Fatti, esatto. Che lei qui sopra non potrebbe stare. Perfetto. Perché lì non ha il Green Pass. Io rimango. D'accordo. Fate quello che dovete fare, signori. Attivate. Cioè, io vi sto dicendo, io vi rispetto. Lei è consapevole del fatto che sta bloccando un treno. Io rispetto. Che questa è una fermata straordinaria. Certo. Che si deve alzare la mascherina perché la mascherina. Continua sempre ad uscire il naso. Lei è consapevole di tutto questo. Dobbiamo scendere. Signori, quello che abbiamo appena assistito è il capolavoro delle elite globaliste, il capolavoro della resilienza, ma le immagini si commentano da sole, a me mi sto a fatica mantenendo le braccia che vogliono cadere. Raffaele, dimmi qualcosa, ti prego. Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori del canale Come Don Chisciotte. E allora, sì, è andata proprio così, ma il meglio deve ancora arrivare, perché appunto poi abbiamo un gran finale, perché esatto. Voi vi starete chiedendo, ma questa è stato calato un po' di buonsenso, una nuvola di buonsenso è scesa su questi meravigliosi italiani che abbiamo visto? Andiamo a vedere. Ok, signori, stavo prelevando di forza, signori, niente, mi dispiace, ecco qua. Ok, basta. Ecco com'è andata a finire. Dunque, abbiamo un altro attacco di quello che noi chiamiamo covidismo, qualcuno lo chiama nuova normalità, qualcuno lo chiama dittatura sanitaria, ma sentiamo la voce del nostro Raffaele. Raffaele, ma io ti voglio fare una domanda un attimo, ma perché hai preso il Frecciarossa? Perché vabbè, per questioni di tempo a Roma avevo una serata alla sede del Comitato di Sana Robusta Costituzione, ogni venerdì facciamo una serata, quindi il giovedì, il giorno prima, sono stato a Milano a fare una serata del Comitato a Milano, a parlare a tante persone, quindi proprio per un ordine di tempo dovevo scendere a Roma. Comunque, mai mi sarei aspettato una scena del genere, e quindi davvero per tutti gli atti di disobbedienza che abbiamo fatto, meglio, di obbedienza costituzionale, come mi piace chiamarli, ecco, per tutti gli atti che abbiamo fatto, questo non era voluto. Io volevo andare davvero a casa tranquillo, e invece ecco qua. Poi c'è un seguito, perché questo è quello che ho documentato, e poi c'è un seguito ancora più macabro, diciamo, perché mi hanno ammanettato. E mi hanno portato giù dal treno di forza con due agenti che mi tenevano dalle braccia. Ma perdonami, ti hanno ammanettato sul treno? Sul treno mi hanno ammanettato, e mi hanno anche incappucciato, avevo la felpa col cappuccio, mi hanno tirato sul cappuccio, mi hanno portato giù appunto di forza. Abbiamo fatto tutto il tragitto dal binario fino all'ufficio, insomma, della polizia ferroviaria. E poi mi hanno tenuto in una stanza, una semicella, così in fermo. Mamma mia, abbiamo davvero toccato il fondo, ma sappiamo che il barile nella nostra buia epoca non affondo.
Raffaele Varvana, presidente del Comitato di Sana e Robusta Costituzione, di cui anch'io mi vanto di essere uno dei fondatori, è stato l'ennesima vittima, dopo anche un'altra conoscenza di come Don Chisciotte, Ugo Rossi, dopo a modo suo il dottor Giuseppe Delicati. Signori, qualcosa va compreso nella società che stiamo vivendo, e cioè che chi professa la libertà, chi mette in pratica la libertà, è un nemico. Raffaele non è il primo degli attacchi che subisci. Ora ti sei trovato a dover semplicemente da passeggero effettuare un viaggio, effettuarlo sull'alta velocità per una tua necessità, e sei stato fatto scendere a Bologna. La serata non l'hai potuta fare perché è stata rimandata, e tutto quello che queste persone hanno ottenuto, perché cosa hanno ottenuto tutti i partigiani della polizia in quel momento, tutti quelli a cui tu stavi rovinando la vita, cosa hanno ottenuto? Di arrivare a casa magari comunque con ritardo, perché tu hai fatto resistenza costituzionale ad un arresto incostituzionale, e hanno ottenuto di arrivare a casa un po' più tardi, ma con sulla coscienza. Badate bene, quelle persone hanno sulla coscienza, come anche gli agenti di polizia, l'arresto di una persona che era nella piena legalità, nella piena costituzionalità. Ora, dunque, Raffaele, nel momento in cui ti hanno portato in manette giù dal treno, cosa è successo? È successo che poi, arrivati lì all'ufficio della Polfer, gli agenti hanno poi proceduto a notificare la denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Non so quale resistenza abbia fatto, nel senso, loro mi esortavano a scendere, io dicevo di no, e quindi questa si configura come resistenza. Beh, in realtà tu non è che dicevi di no, tu dicevi portatemi voi. Cioè sì, è fatto. Quindi non hai neanche negato, non hai resistito, anzi li hai invitati a fare il loro dovere, semplicemente mantenendo la tua coerenza, perché se tu fossi sceso dopo, come se tu fossi sceso, io mi chiedo, io che ti conosco, ok, ti conosco bene, come avresti fatto dopo a presentarti in pubblico con le tue idee, con i tuoi valori, se tu avessi obbedito a questa a questo bullismo in divisa, perché di questo stiamo parlando. E ci siamo trovati quindi ad assistere, il fatto è avvenuto ieri 29 aprile, o mi sbaglio? Sì, sì. Il 29 aprile ci siamo trovati ad assistere a un altro ennesimo sopruso di una norma, quella della tessera verde, che davvero, davvero ha cambiato anche a livello sociologico la coscienza del nostro paese. Infatti, Raffaele, io non sarei stato così paziente, così calibrato come sei stato tu. Raccontami un po' come hai vissuto le reazioni della sassaiola che hai ricevuto da parte degli altri passeggeri, e come interpreti il loro comportamento. Sì, io invocavo il buon senso, di fatto, quindi potevamo proseguire tranquillamente il viaggio con appunto il buon senso. Avrebbero potuto, capotreno, in accordo con la polizia, avrebbero potuto scegliere tra un ventaglio di sanzioni. Hanno scelto quella più grave, insomma, più eclatante, e che è stata voluta appunto dalle persone del vagone, perché appunto chi faceva tardi per l'appuntamento, chi faceva tardi per l'estetista, eccetera. E quindi i poliziotti inizialmente dicevano: noi non possiamo agire di forza perché questo non è un reato. E invece poi, dopo non so che cosa sia successo, hanno proseguito in questo modo. Il tutto, cioè, io quindi appunto invocavo il buon senso appunto a due giorni
domani decade la legge, quindi questa legge poi ha dimostrato tutta la sua fallacia, quindi voglio dire, lo stesso buonsenso che ha applicato il capotreno all'andata, a cui ha detto guarda, il Green Pass non ce l'ho, va bene, insomma andiamo avanti perché si sarebbe creata questa situazione. Il capotreno del ritorno invece ha scelto di applicare il regolamento alla lettera, e così mi è venuto in mente, insomma, quando io facevo l'infermiere, e la differenza appunto, vedevo la fa il buon senso tra la legge e l'applicazione, e di chi è chiamato ad applicarla, come quando, questo è il fatto che racconto sempre, come quando purtroppo io non tolleravo più che le persone, i miei pazienti, potessero morire da soli, oppure con il protocollo, ecco, prescriveva la videochiamata al letto del paziente in fin di vita. Allora io ho dissentito a questo protocollo disumano e criminale e ho fatto accedere in un caso la figlia di una mamma in fin di vita, perché in nessun caso appunto il telefonino può sostituire il tocco di una mano al letto di una persona in fin di vita. Mi è costato un provvedimento disciplinare, sì, ma appunto la differenza l'ha fatta il buon senso. Io sono potuto tornare a casa e mi sono potuto guardare allo specchio. Ecco, è proprio di questo io vorrei parlare, perché lasciamo stare che un agente di polizia, che possa o meno guardarsi allo specchio, alla fine in qualche maniera è tenuto ad applicare una determinata norma, ok? Ma io mi metto nei panni di quelle persone che avevano una scelta davanti a sé, avevano la scelta di poter stare zitte nei loro posti, avevano la scelta di poter, come anche, devo dire la verità, ho sentito che qualcuno ha fatto, di dire ma non possono prelevare questa persona di forza, ma la massima parte dei passeggeri ha preferito invocare un po', no, mi ricordano quelle persone che fino a qualche secolo fa, fino a pochi secoli fa, andavano in piazza per vedere le decapitazioni ed erano i più accaniti supporters del boia. Ecco, quest'epoca sta risvegliando questi istinti. Non dimentichiamo che certi avvenimenti vanno guardati da un punto di vista della lunga durata, e vanno guardati da un punto di vista sociologico, vanno interpretati, non solamente visti con emotività. Perché visto con emotività, io penserei, mamma mia, queste persone davvero hanno ben poco di umano e di civile. Ma se la vedo invece da un punto di vista della lunga durata storica, io vedo un popolo che ormai ha cessato completamente di essere popolo, sono tutti chiusi nella loro gabbia individuale e da quella non usciranno, anche perché ormai la massima parte di loro ha venduto, ha ceduto il proprio sistema immunitario ad uno Stato che non è altro che agente di interessi multinazionali, che non faranno altro che, come possiamo dire, non faranno altro che renderli sempre più dipendenti dai propri farmaci. Un sistema immunitario, diciamo, naturale distrutto sarà compensato anche quello da un sistema immunitario artificiale. Ma volevi dire qualcosa, Raff? No, infatti, quando mi dicevi come ti sei approcciato, ecco, io mi approccio a questa umanità malata, terminale, proprio come mi approcciavo ai miei pazienti in reparto. Cioè, noi dobbiamo prenderci cura in un certo senso di questa umanità, o meglio, avere la consapevolezza che appunto c'è nulla da fare, siamo davanti a una prognosi infausta, e quindi accompagnare questa umanità terminale a una dolce fine, a un sereno fine vita. E quindi, e di conseguenza, noi che siamo qui dobbiamo concentrare le nostre energie davvero nella nascita di qualcosa di nuovo, di un'umanità nascente che appunto vuole addivenire tramite noi. Cioè, questa, siamo davanti a questo. Quindi dicevi bene,
bisogna interpretare i fenomeni con altre chiavi di lettura, non solo la chiave di lettura della medicina, dell'epidemiologia, della scienza, queste sono chiavi di lettura insufficienti a cogliere la complessità del presente che ci troviamo a contestare, e infatti bisogna arricchire, insomma, l'analisi di altre chiavi di lettura sociologiche, antropologiche. Che cosa è successo all'uomo in questi 40 anni? È successo che il neoliberismo ci ha sbriciolati nel nostro ego, in quella gabbia che dicevi tu, e quindi sono gabbie, sono ormai ergastoli, non se ne esce più, e quindi di conseguenza noi pensiamo a costruire noi qualcosa di straordinario che poi li possa salvare, li possa condurre. È qualcosa di straordinario con il Comitato di Sana e Robusta Costituzione, sta essendo costruito. Infatti, da quando avete, diciamo, fondato lì a Roma, aperto la nuova sede, stanno proliferando tantissimi eventi, ci sono sempre più persone che si stanno approcciando alle attività del Comitato, e sono anche felice di far sapere al nostro pubblico che si è strutturato molto di più di quanto già lo fosse prima. Quindi penso che sentirete parlare ancora di Raffaele Varvara e del Comitato di Sana e Robusta Costituzione. Da questo punto di vista, Raffaele, se tu incontrassi uno di quei passeggeri adesso nelle vie di Roma, che cosa gli diresti? Ma infatti, ragazzi, cioè alla fine, ecco, non dobbiamo scagliarci neanche contro questi personaggi che sono vittime dello stesso carnefice, quindi come dire, la frustrazione, il fastidio, l'indignazione che si genera dalle visioni di quelle immagini, noi lo dobbiamo gestire bene, nel senso che non lo dobbiamo orizzontalizzare, altrimenti facciamo lo stesso, facciamo quello che vuole il potere, facciamo il gioco del potere che procede a col divide e timpera. Invece noi, appunto, questi sentimenti, direi profondi, anche di odio, perché ragazzi l'odio è, come dire, un sentimento umano, però se gestito e incanalato bene, lo dobbiamo incanalare, verticalizzare verso i veri responsabili di questa situazione, che appunto è un intero sistema di potere che vuole mangiare bulimicamente tutto un mondo, che sta portando al conflitto mondiale. E infatti queste persone, ecco, il conflitto ce l'hanno nel cuore, come dire, dentro, e non stanno facendo altro che alimentare questa situazione planetaria di distruzione totale. E quindi noi non possiamo far altro che capire che, appunto, c'è bisogno di altro, c'è bisogno di tutte le soluzioni convenzionali, le forme rivendicative convenzionali non tengono, e quindi dobbiamo davvero creare qualcosa di nuovo. Ne usciremo con la creatività e con la solidarietà che questi personaggi non hanno dimostrato di avere. Difatti, noi, anche quando siamo stati attaccati brutalmente, no? dagli sciacalletti di Fanpage, che non sono giornalisti, l'abbiamo compreso, sono solo quegli agenti provocatori che danno alle procure il materiale per poi fare il loro, in certi casi, sporco lavoro. Ma detto questo, vorrei anche, cioè, ecco, noi abbiamo sempre risposto al loro sciacallaggio con la nostra solidarietà, abbiamo sempre risposto ai loro sotterfugi con la nostra professionalità. Ecco, e su questo volevo tornare sempre al punto di vista mio che stavo esprimendo prima, che era quello sociologico, perché abbiamo visto da un punto di vista della lunga durata questo comportamento è spiegabile in un modo, ma da un punto di vista sociologico noi abbiamo delle persone, cioè abbiamo in queste persone, nelle società, come anche nelle piazze, in tutti i luoghi pubblici e affollati, viene sempre più fuori un comportamento che ha a che vedere con quello dei topi da laboratorio, cioè di persone che
a cui viene sempre più sottratta la loro componente di libertà civile, di espressione della libertà civile, sono sempre più delle monadi impaurite che agiscono per la mera sopravvivenza e soprattutto in base a un principio di isteria collettiva. Perché in quel momento io credo che quelle persone stessero, ecco, le persone sono stufe di, sono stufe quanto siamo stufi noi di tutto questo ambaradan di norme assurde, di libertà negate e poi concesse a bricioline. Sono stufe, ma chi ha i mezzi per comprendere chi è il vero nemico lo esprime in maniera intellettuale, facendo un passo in più verso la libertà. E in questo noi siamo privilegiati, perché stiamo vivendo questa epoca buia, questo medioevo tecnologico, va bene? Lo stiamo vivendo come un'ascesi spirituale, ma la maggior parte delle persone è arrabbiata, è frustrata, non ce la fa più, non sa contro chi scagliarsi, perché non può scagliarsi contro il padrone. Appunto, in questo io parlo di topi da laboratorio, non c'è nessun giudizio di valore verso queste persone, va bene? Ma si scagliano contro il primo capro espiatorio che la quotidianità gli mette davanti, perché la stessa rabbia che hanno cieca, che hanno espresso verso di te, la esprimeranno un giorno in un'altra condizione, mutatis mutandis, verso un altro che loro no, non vedono. Non è che loro si sono accaniti su di te perché ti vedevano come un nemico, perché se loro ti avessero visto come uno forte, come un nemico, si sarebbero prostrati a te, no? Perché loro in quel momento ti hanno visto la parte debole, perché c'erano i poliziotti tra te e loro che erano contro di te. Allora è sempre un accanirsi verso il più debole. Stiamo arrivando a meccanismi da basso impero. Esatto. Sì, sì, è proprio così. E quindi infatti noi adesso con il Comitato di Sano, abbiamo capito che questa è la situazione e quindi... Con il Comitato di Sana Augusta Costituzione stiamo procedendo proprio a una presa in carico, come dire, di questa umanità. Noi dobbiamo veramente curare questa umanità, o meglio, perlomeno accompagnarla, ripeto, come dicevo prima, verso un sereno fine vita. Cioè, nel senso, dobbiamo accompagnarla, perché ci sono persone che totalmente accecate dalla paura, che qualsiasi tentativo di convincimento su un piano razionale, insomma, si rende inutile. Le persone totalmente accecate dalla paura sono refrattarie ad ogni tentativo di persuasione, e quindi ci vuole dell'altro, ci vuole veramente forme rivendicative nuove. E quindi noi ci vogliamo prendere in carico di questa umanità, stiamo lavorando, stiamo facendo grandi cose, e quindi dobbiamo, partendo insomma dalla considerazione che se questo sistema di potere ha agito trasformando l'uomo in questo modo, disumanizzandolo, dobbiamo anche noi elaborare un percorso di liberazione da questa oppressione, che sia prima di tutto interiore, animico, spirituale, come dicevi tu prima. Non se ne esce, purtroppo siamo gli unici, il Comitato di Sana Augusta Costituzione è l'unico a porre al centro del dibattito questa esigenza. Le altre organizzazioni, gli altri rappresentanti del dissenso, lavorano contestando ancora le strutture esterne di questo mondo, ma dobbiamo attenzionare anche a delle dinamiche interiori necessariamente, perché appunto questo potere ha agito lì, ha agito facendo in modo che quest'uomo, l'uomo di oggi, pensi al proprio orticello e basta, quando invece l'uomo naturalmente tende alla solidarietà, al bene collettivo. E quindi che cosa è successo? Hanno agito in maniera subdola, perfida, molto profonda, facendo in modo che appunto le nostre menti risultino sedate dall'opera manipolatrice, anestetizzante del mainstream, e sedotte dagli effimeri piaceri che questo potere ti rilascia. Ecco, Raffaele, è proprio con queste parole che credo che diano anche una cifra interpretativa politica più ampia del discorso, che
vorrei chiudere questa breve intervista. Noi abbiamo scelto di chiamarti non solo perché siamo coautori io e te, non solo perché abbiamo sempre appoggiato, sostenuto e creduto nel tuo progetto, ma perché questo evento non poteva che essere denunciato e stigmatizzato a due giorni dalla fine del Green Pass. Il Green Pass continua a mietere le sue vittime. Le vittime del Green Pass non sono pericolosi untori, le vittime del Green Pass non sono persone che hanno mai arrecato danno alcuno ad altra persona o alla società, ma sono le persone che non si sono volute uniformare al nuovo mondo che i Rothschild, i Rockefeller vogliono imporre al globo intero. Chiamateci complottisti, sì, siamo i più complottisti di tutti e non ce ne siamo mai vergognati, perché fatto sta che non solo le grandi testate, anche quelle indipendenti, leggono noi per primi, per capire un po' come stanno andando le cose, ma soprattutto perché il tempo ci dà sempre ragione. Allora, l'atto di disobbedienza di Raffaele Varvara è un atto di resistenza costituzionale. Anche su questo, Raffaele, il tempo ci darà ragione. Volevo chiederti un ultimo intervento conclusivo su quello che tu hai spesso, durante l'alterco, sia con le forze dell'ordine, sia con i passeggeri, messo avanti a loro, che è il buon senso. Il fatto che, ok, c'è una norma, ok, c'è uno Stato che se non la applichi può far subire ripercussioni anche a te, ma applicare un po' di buon senso. Ecco, che definizione dai di buon senso e come pensi che e se possa essere applicato negli anni bui che stiamo vivendo? Il buon senso è proprio quel comportamento virtuoso che si inserisce tra la norma e la sua applicazione e che fa la differenza in determinati casi, come quello di ieri, come per esempio nell'esercizio della mia professione, per consentire l'accesso di un parente al letto di una paziente in fin di vita. Ancora tutt'oggi i reparti sono chiusi alle visite dei familiari, quindi se c'è un aggravamento dello stato clinico al letto della persona, il parente deve sottoporsi al Green Pass, deve sottoporsi al tampone, quindi attendere l'esito. E quindi se dovesse essere positivo, cosa fa? Non dà l'ultimo saluto alla sua mamma, alla sua cara? E quindi noi devono essere queste le domande guida che, come dire, devono condurci, o meglio, devono condurre queste persone. Dove vogliamo andare? Quale mondo disumanizzato vogliamo lasciare ai nostri figli? Evidentemente nessuno vuole questo mondo disumanizzato, e quindi noi ci stiamo attivando per una nuova umanizzazione, opporre alla loro idea di uomo disumanizzato, riduzionista, materialista, che quindi produce un'idea di salute, un'idea di lavoro altrettanto riduzionista, che a sua volta, per esempio, produce quei protocolli di cura mortiferi a base di tachipirina, vigile attesa, è tutto a scendere, è tutto collegato appunto a quella idea di uomo disumanizzato che stanno portando avanti, l'idea di uomo in competizione. Come dire, noi dobbiamo opporre alla loro idea di uomo in competizione una nuova idea di uomo, un uomo in connessione, che riscopra le connessioni con l'universo, le connessioni con questo ecosistema, le connessioni con una storia da spezzare e scrivere nuovamente. Ma non solo, le connessioni direi pure con la potenza artistica, creatrice e divina, che direi quasi che risiede in ciascuno delle nostre anime, ma che è stata disattivata dalla propaganda mainstream. Ecco, quindi chi applica il buon senso oggi è colui che ha riscoperto quelle connessioni. Quindi le persone che applicano il buon senso sono i benvenuti, sono i coautori del Comitato di Sana e Robusta Costituzione, con cui dar vita a quella nuova umanità che vuole
a divenire tramite noi. Quindi noi ci adoperiamo per questo, nel frattempo appunto lasciamo andare questa umanità terminale al suo tragico destino. Ecco, se c'è qualcosa con cui possiamo concludere è che la notte più nera è sempre la parte più nera della notte, è sempre la fine della notte e l'inizio dell'alba. Come il solstizio d'inverno, sì, è il giorno più buio dell'anno, ma è l'ultimo giorno più buio dell'anno. Dopo il solstizio d'inverno inizia il percorso verso il solstizio d'estate. Così, nell'epoca più buia e cieca del materialismo, nel picco massimo del materialismo, in realtà è l'ascesa della nuova umanità, l'inizio della nostra ascesa. Raffaele, ti ringrazio e saluto anche i nostri spettatori. Grazie a te Marco, davvero è stato un bellissimo confronto. Infatti aggiungo che dobbiamo essere orgogliosi proprio perché stiamo vivendo una storia, un presente che appunto schiude a qualcosa di nuovo. Quindi noi stiamo attraversando questo interregno dalla fine all'inizio, dalla morte alla vita, insomma. Quindi davvero ci attendono degli anni straordinari. Grazie a tutti. Ciao. A presto. Ciao.